Buona l'adesione degli studenti alla manifestazione di stamattina in favore del clima. Agrigento rientra tra le 160 città italiane che ha aderito all'evento mondiale dedicato all'ambiente. A fare leva alla manifestazione, come citato nel manifesto, la frase di Greta Thunberg: "Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia, eppure sono una delle persone più fortunate". Al termine dello sciopero in Piazza Municipio, la consegna di un documento al sindaco e al presidente del Consiglio di dichiarare di emergenza climatica da parte dell'ente locale e abolizione dei sussidi alle fonti fossili. Ma è il senso, diciamo, che si sta proponendo in tutta quanta Italia, dove ci sono più di 180 città in cui si sta manifestando questa protesta, si sta rendendo, diciamo, ancora più forte questa protesta, partita appunto da Greta, ma che ormai si è diffusa a macchia d'olio a livello mondiale. Finalmente anche Agrigento, in questa terza occasione di sciopero mondiale per il clima e per il futuro, ha visto i suoi giovani scendere in maniera compatta in piazza, e questo ci fa veramente ben sperare, perché ci ha fatto provare veramente delle emozioni stamattina che non provavamo da tempo. Siamo giunti qui davanti al municipio e abbiamo consegnato nelle mani del sindaco e nelle mani della presidente del Consiglio Comunale una proposta di delibera per la dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale. Ma quello che consegniamo oggi alla città è un'esortazione. Cerchiamo tutti quanti di prenderci le nostre responsabilità e cerchiamo tutti quanti di fare la nostra parte nel quotidiano, adottando stili nuovi di vita sempre più sostenibili. Stamattina, mentre stavamo manifestando per la Vietnam, molte persone, anche ragazzi, ci stavano prendendo in giro facendo questo, perché secondo loro stiamo seguendo gli ideali di una bambina che non camperà per tanto, poverina, perché ha una malattia. Secondo me, se non era per lei, questo non sarebbe mai successo, non sarebbe mai cambiato niente. Saremmo rimasti le stesse persone, gli stessi inquinatori che eravamo. Oggi siamo tutti qui riuniti, tutti noi studenti di Agrigento, per un unico grande scopo, quello di sensibilizzare le nuove generazioni a quanto sta accadendo. È importante anche da parte del governo attuare iniziative di sensibilizzazione, quindi chiediamo anche di iniziare a trattare l'educazione ambientale all'interno della scuola. Questa manifestazione è stata veramente molto bella e significativa. Devo dire soltanto una cosa: come avevo detto prima, al discorso che avevo fatto prima, ognuno deve fare la sua parte, se no queste manifestazioni non funzionano. Ognuno deve dare la sua casa, scuola, deve cercare di imparare da queste manifestazioni. Ecco tutto. È una proposta di assoluto buon senso che già nei fatti il Comune ha avviato da tempo. Ci piace, ne siamo orgogliosi che stamane, non solo questa manifestazione, ma anche ai Filippini, classi di diverse scuole di primo livello si interrogano con gli assessori sui temi del cambiamento climatico. 20 anni fa, temi che passavano assolutamente inosservati e sembravano provocazioni. Oggi, per fortuna, fanno parte dell'agenda politica. Sì, in questa splendida manifestazione che ha illuminato quasi quanto il sole stamattina la piazza di Agrigento, arrivano proposte di delibera del Consiglio Comunale. A breve io incontro i capigruppo. È una delibera con la quale si chiede un impegno concreto, oltre che simbolico, anche degli organi istituzionali agrigentini. E non mancheremo di fare sentire la nostra presenza. È un momento di grande fermento, non deve restare solo mediatico, deve diventare concreto. È un messaggio, io voglio mandarlo, come ho fatto poco fa in piazza, a tutti coloro i quali si permettono, perché ancora stiamo attraversando quella fase di odio sociale che è veramente orribile. È un odio sociale che vediamo anche sui media. Ebbene, a chi insulta una ragazzina come Greta, che a 6 anni con le sue problematiche riesce a fare della sua patologia uno strumento di ostinazione che altri non avrebbero, chi si permette di insultarla, io dico che purtroppo non solo non abbiamo un pianeta B, ma alcuni soggetti non hanno neanche un cervello B. Siamo col clima.